dell'altro esercizio, che è l'associazione di due variabili qualitative, e si calcolano prima il chi di quadro, poi il fi di quadro e poi la v di Cramer. Ora calcoliamo quindi subito chi di quadro e vediamo un caso particolare, cioè un esempio. Dunque, la prima cosa per calcolare il chi quadro è creare la tabella delle frequenze osservate con i totali di riga e di colonna. Quindi ti darà una tabella così e tu farai il totale delle righe e il totale delle colonne. Cioè il totale delle colonne e il totale delle righe. E il totale totale. E questo è un esempio che ho preso o sul libro o non so dove. E ci sono i fondi azionari, obbligazioni, azioni e titoli di Stato o maschio e femmina, che sono entrambe variabili qualitative. E quindi questo è 4, cioè poi il secondo passo, ora vediamo. Il secondo passo del chi quadro è calcolare la tabella delle frequenze teoriche, quindi il totale di riga per il totale di colonna, tutto diviso il totale totale. Quindi se dobbiamo, cioè qui ho abbreviato, questa cella diventa totale di riga, quindi 12, per il totale di colonna, cioè 5, 12 per 5, tutto fratto 20, che è il totale totale. Questo sarà 8 per 5 fratto 20 e fa 2. Questo sarà 12 per 8 fratto 20 e fa 4,8. Questo sarà 8 per 8 fratto 20 e 3,2 e via dicendo. Qua non serve fare i totali, basta solo fare questi calcoli delle frequenze teoriche. Il terzo passo per calcolare il chi quadro è fare la tabella delle contingenze, cioè la frequenza osservata meno la frequenza teorica. Quindi, qua è la prima cella è 4 meno 3 è uguale a 1, 1 meno 2 è uguale a meno 1, 5 meno 4,8 è 0,2, 3 meno 3,2 è meno 0,2. E anche qua non serve fare i totali, basta che ti fai questi calcoli. Il passo dopo è di fare la tabella delle contingenze al quadrato, e quindi di ogni cella bisogna fare il quadrato, quindi 1 al quadrato è 1, meno 1 al quadrato è 1, 0,2 al quadrato, meno 0,2 al quadrato, meno 0,4 al quadrato, 0,4, e tutti i calcoli senza fare i totali. Il quinto passo per il chi quadro è creare la tabella delle contingenze al quadrato fratto le frequenze teoriche, e stavolta dobbiamo fare i totali, con i totali. Quindi bisogna fare la contingenza, che è 1, fratto la frequenza teorica, che è 3. Quindi 1 fratto 3 è 0,33. Questo sarebbe la contingenza al quadrato, che è 1, fratto quella teorica, che è 2, quindi 0,5. E stessa cosa pure tutti gli altri. Poi fai il totale di riga, i totali di colonna e il totale totale, che è questo. Poi l'ultimo passaggio è trovare il chi quadro, che sarebbe il totale di questa tabella, più un breve commento, cioè che allora il totale della tabella prima, il totale di riga e di colonna, sarebbe 1,91, che sarebbe proprio il chi quadro. Infatti devi scrivere chi quadro uguale 1,91. Cioè chi, questo è chi. Il problema sarebbe che al variare del totale varia questo indice e non ci va bene. E quindi per risolvere questo problema calcoliamo il phi, che sarebbe, non mi ricordo come si chiama, aspetta, la contingenza quadratica media, vabbè, calcoliamo il phi. Passiamo quindi al secondo passaggio, che è di calcolare il phi, e semplicemente si calcola chi quadro fratto n. N sarebbe il totale dei casi. N lo troviamo qui alla tabella osservata, che sarebbe questo è n, il totale del totale delle tabelle osservate, delle frequenze osservate.
E quindi dobbiamo fare questo, che era il chi, fratto questo. E quindi prendiamo un altro foglio. E infatti ci esce che φ è uguale a 1,91 fratto 20 e 0,1. Però pure questo c'ha un problema che non è relativo, cioè potrebbe variare di qualsiasi valore e qualsiasi valore. Noi invece ci interessa avere degli indici che variano tra 0 e 1, e infatti ci calcoliamo la V di Cramer per ovviare a questo problema. Ora lo scrivo pure. Ho aggiunto il fatto del breve commento e l'ho scritto. E praticamente il problema è che varia, cioè all'infinito, cioè quanto vuole, ed è un indice assoluto. Infatti, mentre noi per confrontare più casi ci serve un indice relativo, cioè che varia tra 0 e 1, e questo indice ci andiamo a calcolare la V di Cramer. Ora, di φ e chi, il libro dà delle proprietà. Bisogna comunque saperle, però non è che si, cioè, di solito non si mette a chiederle, poi se le chiede, diciamo, non c'ho responsabilità. Però voi leggetevele, magari ricordatevele le più importanti, però l'importante è sapere il problema, sia di chi che di fi. Sapete il problema, così spiegate il problema e andate avanti. Non serve tantissimo le proprietà. Allora, per la V di Cramer dobbiamo fare prima un calcolo che ci dobbiamo imparare a memoria. E praticamente si fa φ fratto il minimo tra k-1 e h-1. Ora ti spiego un attimo questo. Allora, ho riscritto la formula qua. Allora, che sono k e h? K sono il numero di righe e sono 2, perché se andiamo a vedere la tabella, numero di righe 1 e 2, quindi k sono 2. H, numero di colonne sono 4, infatti andiamo a vedere la tabella 1, 2, 3 e 4. E le colonne sono 4. Quindi noi ho riscritto la formula, solo l'ho sostituito con K, ci ho messo 2, e H ci ho messo 4, infatti 2-1 e 4-1. Facciamo questo calcolo, esce 1 e 3. Noi dobbiamo scegliere il minimo tra 1 e 3. Il minimo tra 1 e 3 è 1, quindi mettiamo 1. Ed è la radice di 0,1, che sarebbe il φ, vedi 0,1. 0,1 fratto 1 sarebbe uguale alla radice quadrata di 0,1. Vabbè, scrivo la calcolatrice direttamente questo, ed esce 0,32, la radice di 0,1 fratto 1, ed è 0,32. Per quanto riguarda l'ultimo passo, il commento della V di Cramer, il commento è semplicemente: allora, i due casi estremi sono V uguale a 0 e V uguale a 1, perché la V di Cramer va tra 0 e 1, come la R, si dicono relativi, no? Tra 0 e 1. E praticamente V uguale a 0 significa un caso di indipendenza tra i due caratteri, e infatti tra i due caratteri c'è scarsissima associazione, cioè nulla, quando è 0 è nulla. Però nel caso nostro, che è 0,32, diciamo c'è scarsa associazione e diciamo una quasi indipendenza, perché 0,32. Se fosse 1, c'è una dipendenza assoluta tra i due caratteri, e quindi c'è una forte associazione, fortissima in questo caso. Se era 0,6 è semplicemente una forte associazione ed è una quasi indipendenza assoluta. 0,5 invece è il caso intermedio, in cui intermedio.